La volta precedente ho parlato di questa definizione tecnica di criptovaluta e della difficoltà di interpretarlo scontando alcune soluzioni. Ma il vero problema che noi abbiamo quando ci avviciniamo a questo mondo è che è un nuovo sistema. Perché abbiamo, se ci andiamo a pensare bene, un monopolio senza monopolista, una organizzazione senza un organizzatore. E l'assenza di alcun punto centrale, di un ente di ultima istanza, di un sovrano, di un re, di un punto di centralizzazione. Obiettivamente, questa cosa ci coglie di sorpresa mentalmente, cioè proprio non abbiamo gli strumenti per poterla analizzare. La prima domanda è: come può funzionare un sistema che non ha alcun ente centrale? Come può funzionare?